fuggono dalla guerra e dalla miseria, sognano un futuro migliore, un'Europa, e per molti l'Italia è soltanto un paese di transito per raggiungere familiari oppure amici in Germania o in Inghilterra. Negli occhi hanno la disperazione e la paura, ma anche la consapevolezza che il domani adesso fa meno paura. Arrivano principalmente dall'Etiopia, dalla Siria, dalla Guinea e anche da altri paesi dove guerra e fame rendono impossibile la vita. 319 migranti, tra loro 30 donne e 19 bambini, tutti accolti in 14 centri di accoglienza della provincia di Salerno. Sul territorio altri posti disponibili non ce ne sono. Il sistema di accoglienza locale è già in emergenza. È il settimo sbarco al porto di Salerno, uno sbarco diverso da tutti gli altri, anche per le recenti minacce dell'ISIS nei confronti dell'Italia, che obbligano le autorità a potenziare i controlli. La macchina organizzativa coordinata dalla prefettura di Salerno ha coinvolto tutte le forze dell'ordine e poi volontari della Croce Rossa, della Protezione Civile e dell'Humanitas, impegnati nella prima accoglienza ai migranti. La situazione delle strutture è al collasso, però siamo riusciti a trovare comunque 320 posti per tutti quanti. Questo è il dato che vi posso offrire. Condizioni generali? Le condizioni in generale, quelle che sono, abbiamo avuto notizie dal medico di bordo, sono buone. La nazionalità vengono dal Corno d'Africa, dalla Somalia, dall'Eritrea e dalla Siria. C'è maggiore attenzione per quanto riguarda la sicurezza alla luce delle minacce? Già da tempo, non è solamente questa l'occasione nella quale sicuramente siamo in una situazione in particolare controllo. C'è un livello di allerta sicuramente uguale a quelli di tutto l'altro territorio nazionale, insomma. La maggiore attenzione sicuramente, anche dal punto di vista investigativo, ci sono le nostre strutture investigative, la Mobile, la Ligos, sono qua per questo, evidentemente. Sì, ma non parlerei di allarme, assolutamente no. Attenzione, tanta attenzione anche dal punto di vista investigativo sulla gente che arriva.